Amici di Sport Perugia, ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'editoriale, il primo del 2021, quindi l'occasione per augurarvi buon anno, e nella speranza che sia davvero un buon anno, dopo un 2020 davvero davvero molto difficile. Il Perugia nel 2021 è ripartito con lo stesso aspetto positivo, ovvero una vittoria rispetto a come aveva chiuso il 2020, una bella vittoria quella contro il Matelica, che dà forza al gruppo allenato da Fabio Caserta, nel contesto anche di una classifica che vede diverse squadre nella zona alta, con la possibilità insomma di questo campionato che ancora dà delle opportunità anche allo stesso Perugia per poter cercare il primato. In questa fase non ci dilungheremo in questo editoriale negli aspetti tattici, nel discutere del nuovo modulo o comunque del ritorno al 4-3 di Fabio Caserta, piuttosto che di aspetti legati alla partita, perché ci sono già, e lo vedete alle mie spalle, in Sport Perugia i colleghi, il collega soprattutto Tedeschini, ma anche il collega Brillo e anche l'opinionista Orlandi, che danno degli aspetti tattici davvero importanti. Quello che mi piace sottolineare in questo editoriale è l'importanza, quanto in questo momento sia importante per il Perugia diciamo mantenere un gruppo solido, e mi riferisco soprattutto alla squadra e all'allenatore, che stanno dimostrando, al di là di qualche errore che è accaduto in queste prime in queste giornate di campionato, ormai siamo a metà, perché con la Feralpisalò domenica si chiuderà il girone d'andata, quindi siamo al giro di boa, però è importante sottolineare, lo voglio fare nuovamente, quanto in questa fase siano stati bravi la squadra e Fabio Caserta. Perché dico questo? Perché se avete letto un po' Sport Perugia nelle ultime settimane, noi abbiamo messo in evidenza anche qualche problema che c'è stato nel pre-natale tra alcuni senatori, così l'abbiamo definiti, e alcuni dirigenti. C'è stato un duro confronto relativamente poi anche a quelle che era stata quella che era stata la sconfitta con la Triestina, un periodo insomma non molto positivo per il Perugia in termini di risultati. Noi restiamo convinti, al di là di quelle che sono le nostre fonti, le nostre impressioni, di quelle che possono essere anche le vicende di cui non vogliamo entrare nel vivo con dei nomi o con delle cose che non avrebbero rispetto dei protagonisti, ma in generale non cambiano un po' l'esito di quella che è la nostra informazione. Noi riteniamo appunto che molte delle fortune, lo ribadiamo ancora una volta, molte delle fortune del Perugia quest'anno passano per Fabio Caserta e per questo gruppo squadra, quindi speriamo che riescano a mantenere questa sorta di bolla in cui si sono immersi, che spesso questo termine viene usato per descrivere appunto il gruppo squadra che si estranea un po' rispetto alle questioni del contagio del coronavirus. Noi speriamo che il Perugia riesca squadra a fare questo, perché riteniamo quest'anno il loro, soprattutto nel tecnico Fabio Caserta, un po' il valore aggiunto. Adesso magari qualcuno dirà sì, ma perché adesso Sonaia deve giocare di sponda con Caserta piuttosto che magari difendere i giocatori? Perché questa è un po' la sensazione, un po' la realtà che noi raccogliamo da Pian di Massiano, cioè raccogliamo un grande lavoro che è stato fatto da Caserta, e penso che i fatti siano con lui, soprattutto relativamente non solo ai risultati, ma anche a come ha saputo gestire la squadra e un po' anche a questa forza d'animo che subentra nei giocatori. Io quindi spero che la squadra riesca a mantenere questo tipo di unità, a fare fronte, anche perché ha delle qualità per farlo da un punto di vista tecnico, ma anche delle qualità morali importanti. Ho dei dubbi sinceramente sul reale apporto che potrà avere, viste anche le vicende che abbiamo raccontato, la società sulla squadra, e come nel supporto, in quello che può essere un supporto settimanale, un supporto quotidiano, così come ho dei dubbi su quello che potrà fare la società in ambito di mercato. L'acquisto di Vano è un acquisto sicuramente importante per la categoria, ma lo possiamo dire senza nulla togliere, poi magari Vano dimostrerà, al di là del gol di ieri su calcio di rigore, tutte le sue qualità, però probabilmente non è l'attaccante che sin qui la piazza si attendeva, e probabilmente anche lo stesso Caserta. Come insomma, non ci sorprendiamo di fronte alla questione Biasci, cioè a questo giocatore che era in mano al Perugia e che invece è finito al Padova. L'abbiamo raccontato sul nostro giornale Sport Perugia, un po' quella che è stata la dinamica, quello che siamo riusciti a raccogliere da un punto di vista di notizie di mercato su come è andata la trattativa con Biasci. Quindi restiamo forti e convinti delle possibilità del Perugia
Perugia, anche a fronte della bella vittoria di Matelica, nella speranza che possa essere data continuità, e soprattutto siamo convinti della capacità di Fabio Caserta, di questo allenatore e del gruppo squadra. Quando parlo gruppo squadra ci voglio mettere anche quelli che probabilmente in questo momento giocano meno, quelli che in questo momento hanno un po' il broncio perché giocano meno, quelli che magari si sono sentiti tra virgolette minati nella loro professionalità, però credo che questo sia veramente il valore aggiunto del Perugia di quest'anno. Non mi aspetto granché dal mercato, poi magari nei prossimi giorni, nelle prossime ore sarò smentito, la prossima settimana sarò pronto a fare pubblica ammenda. Mi aspetto molto da questa forza, da questo impeto che c'è dentro la squadra, dentro l'allenatore, che sappiano loro condurci, non lo so se al primato, non ho questa ad oggi questa convinzione che il Perugia arriverà primo, però che ci facciano vivere una stagione con la possibilità almeno di sperarlo fino alla fine, magari anche di fare dei buoni playoff, perché poi da tante cose si costruiscono le vittorie, magari anche da stagioni, non dico transitorie, ma magari dove si può mettere insieme un mattoncino per poi rendere vincente quella della prossima stagione. Speriamo che quella della prossima stagione sarà in Serie B. Ad oggi diciamo navighiamo a vista, convinti di avere un buon condottiero e soprattutto dei buoni marinai che sapranno veramente portare questa squadra a dei livelli importanti. Chiaramente step by step, adesso c'è stata la bella vittoria di Matelica, ci aspettiamo la conferma in quella con Alfer Alpi Salò. Sinceramente, al di là di quello che ha scritto anche Nicolò Brillo oggi, degli scambi, di trattative, non mi aspetto granché dal mercato. La trattativa Biasci ha dimostrato ancora una volta quali sono le metodologie con cui il Perugia, anche cambiando i dirigenti addetti al mercato, si affaccia nel calciomercato. Mi sorprende sapere insomma che Pocheschi così simpaticamente aveva consigliato a Biasci di trasferirsi a Perugia, quindi sapere insomma che esista anche una buona sintonia tra Pocheschi e Santo Padre da un lato mi sorprende, dall'altro comunque mi fa piacere, però dal mercato io non mi aspetto un granché, mi aspetto molto dalla squadra, mi aspetto molto da allenatori, perché hanno dimostrato di avere le qualità e spero che queste possano essere diciamo portate ancora più a lungo. Io vi ringrazio, vi ricordo di seguire Sport Perugia attraverso i nostri canali social, il nostro sito, ma anche Sport Perugia TV con la conduzione di Nicolò Brillo, questa settimana con lui due nuovi ospiti, nuovi nel senso nel parterre che abitualmente si ricambia nel contesto della nostra trasmissione, quindi mi raccomando, seguite Sport Perugia e forza Grifo sempre, come sempre. Ciao, a presto.